Eccoci all'ultima giornata regolare in Serie A, arriva l'ultima gara questa fra Jacopazzi e PSG, leggermente rimaneggiate entrambe le compagini, anzi a dir poco rimaneggiate, addirittura partono in quattro gli uomini in maglia bianca, si attende l'arrivo di Maiello, comunque saranno cinque, come sono anche gli avversari, spazi ampissimi ovviamente, questa prima fase di gioco. L'hai rinviatissimo se si lo fa male. Attenzione alla spalla per Valente che crocia e la sblocca! Nonostante l'uomo in meno riescono a portarsi in vantaggio davvero da attaccante questo gol di Valente, è l'1-0 dei Jacopazzi. Attenzione Manzi, prova ad andare, manda al bar gigante, Manzi, Zanatino, Manzi contro Mele! Miracolo di Mele! Attenzione, 1-2, gigante, appoggia Sarnelli, Zanatino, Velotto la pare e poi sulla ribattuta c'è Gigante che va subito a fare l'1-1 per il Paris Saint Gennaro. Allora Milo. Milo colpisce Valente, non ha segno. Ci pensi. Attenzione il destro di Sarnelli che riesce a girarsi e calciare con il destro. Segno il gol del 2-1. Vai Nico, vai! Esposito, occhio a contropiede. Esposito, la tiene in campo, ci riesce. Esposito, punta all'uomo, c'è Manzi solo al centro, Manzi! Ancora poi! Mele si salva in qualche modo. Sì. Ma le giochi le fasi finali, no? No, no, nel senso. Sì. Sale Esposito, punta Mele, lo salta Esposito per Manzi! Arriva il gol del 2-2. Ancora una palla d'oro da Esposito a Manzi che senza Gianni Pane non sa segnare. Ed è 2-2. Maiello mette giù. Prova ad andare Maiello, attenzione la progressione. Fermato Sarnelli. Mele! Palo esterno. Ma se in finale di Serie C facete una squadra, non è visto. Esposito le finte, prova a passare Maiello, attenzione c'è ancora Esposito, deve servire adesso Esposito. Non, ancora un passaggio, perché la passa sempre Esposito? Non ci credo, non tira mai. Di punizione, va con il destro a Barile, gonfia la rete, soluzione perfetta. 3-2 PSG. Passato Manzi, c'è Maiello vicino, troppo vicino forse, si va a allargare Maiello. Vede palla Manzi, attenzione Sarnelli, 2 contro 1, c'è Mele, zona tiro Mele, un passaggio in più e la rete di Sarnelli, quella del 4-2 di PSG. Si va contro piede, Esposito, imbastisce la manovra, la palla per Maiello, arriva la rete di Nicola Maiello, la palla presa dalla rete da parte di Manzi, arriva il 4-3, ci credono gli Jacopazzi. Controllo difettoso. Si fa infilare Esposito, incredibile ingenuità, Sarnelli a tu per tu con Velotto, le posizioni in rete. Sarnelli, tripletta personale, il gol del 5-3. Il PSG. E la buccia clamorosa di Velotto ed è l'autogol di Valente, credo. Il 6-3 del PSG, ma che buccia! Una buccia eroica. Esposito, sale palla a piede Esposito, c'è Manzi al centro. Esposito la perde, attenzione Maiello, prova a servire Manzi, il tocco per Esposito che sicuro la passerà dietro a Maiello, infatti è così, sbagliano un'altra occasione. Manzi col destro, si gonfia la rete e accende le speranze degli Jacopazzi, capitan Manzi, rispetta personale. Sì. Ciro vieni qua, Manzi per Maiello, Maiello la rete è 6-5. Maiello di prima verso Manzi, c'è cioè Esposito vicino, Manzi prova a fare tutto da solo, attenzione Esposito può incrociare, si ferma, arriva il pressing Esposito, Maiello, Maiello col mancino, un miracolo di Sarnelli. Il palo colpito da Mele, che progressione. Esposito, attenzione, c'è Manzi vicino, c'è anche Maiello. Esposito, Esposito dietro, Manzi! Il pareggio degli Jacopazzi. Il 6-6, segna ancora Manzi. Bella la giocata. Velotto. Esposito, attenzione, c'è Manzi.
Occhio, arriva, Esposito, arriva. Fino in fondo Esposito, finalmente riesce a fare gol, l'aspettavamo, arriva l'esultanza. Grazie. Il 7 a 6 il bacio. Si portano in vantaggio i Jacopazzi a pochissimi minuti al termine. Tiro murato, occhio al contropiede, Valente, pressato, c'è Esposito, attenzione, 3 contro 1, Esposito, Manzi vicino, servito adesso Manzi e la chiude lui. La vittoria per 8 reti a 6 dei ragazzi Jacopazzi, davvero una partita di grande sacrificio e sofferenza, una vittoria stentatissima. Andiamo dal Yuri in campo. Andiamo con Manzi e Valente. Yuri in campo, Valente, questa vittoria di Jacopazzi, una partita un po' particolare, 6 dopo una gara giocata 5 contro 5 tutto un tempo, insomma, non una delle partite più simpatiche, insomma, raccontaci un po'. Anche 4 contro 4 4 contro 5 in realtà, e che devono ancora ancora. Sono proprio siamo 3-3. Gira. Senti Marcello, questa è l'ultima partita regolare, questa vittoria può sicuramente favorirvi in ottica avversaria dei playoff. Chi andrà a scuola ad acqua adesso? Vieni a me. In realtà non so come funziona le cose. Lo so io, puoi lasciarsi il singolo, ma te. Non si dice. Comunque, sicuramente chiunque incontreremo saremo all'altezza. Se sono chiamato, come ha detto Stano, perché l'ottimo Valente merita tutto. È stato reclutato negli ultimi 10 minuti fa. È stato chiamato 10 minuti prima della partita. Chiediamo scusa anche a Emanuele Esposito che lo sta ancora aspettando per finire il capitolo. Comunque Marcello, oggi eravate 5, si può mai fare questo anche playoff? No, assolutamente no, sicuramente. Che dici? Purtroppo l'ultimo da mancare per la febbre, Aniello, il nostro pupillo. Grazie Milani. È venuto a mancare, quindi speriamo che non gli venga la febbre questa volta. Con la squadra diciamo al completo. Che si fa? Diamo fastidio sicuramente. Va benissimo. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per i playoff. Oh, apri il freestyle, là. Vai. Dai, vai. La palla. Vieni qua. Sala Gianni. Sei ancora in diretta, eh? Gianni sta qua. Sei in diretta? No, però qua sei in diretta. Gianni, sei qua in diretta. Marcello gira. Dammi di Dio, ma c'è. Vai. Oh. Ma mo la fai scomparire sotto la maglia. Oh. Ah, già ce ne sta una. Guarda, contro l'intensità. Questo lo so fare anch'io. Bravo Gianni. Però tu sai fare questo, vieni qua. Gianni, ti usa questa. Ragazzi, stiamo degenerando, vorrei andare a casa. No, io do una starita, cioè ci puoi pure muovere, che io devo andare. Ciao.